Ho comprato del sesamo, io lo uso biologico perché riesco a trovarlo, lo tosto e poi lo frullo con il Bimby. Chi non ha il Bimby può tranquillamente o pestarlo nel mortaio o provare a frullarlo con un buon frullatore. Sto tostando il sesamo a fiamma molto alta. Va un po' sgrullato ogni tanto, eh? Questo è il sesamo che ho tostato nella mia Black Diamond con il coperchio e ho frullato con il Bimby. Adesso questa crema va soltanto diluita, ha un aroma incredibile con un pochino di olio. Io ho usato l'olio extravergine di oliva biologico. Sapete che io sono fissata, vi faccio vedere la cremosità, è questa. Praticamente viene una cremina che io praticamente, siccome non la uso subito, la metto poi in questi. Io ho tagliato con le forbici quei contenitori che portano il ghiaccio che vanno nel freezer. Li ho tagliati di modo che io riempio ogni dadino, lo metto nel freezer e poi me li tengo in un sacchettino di plastica, sempre negli scomparti del freezer. Al bisogno li tiro fuori 2 minuti prima e li uso, perché tutto quello che è sott'olio nel tempo c'è sempre questo rischio del botulino, queste cose qua. E poi comunque così mi rimane per tutto l'anno. Il sesamo è una grandissima fonte di calcio. Io non bevo latte e lo assumo tramite il sesamo, le mandorle, eccetera. Dovresti assaggiarlo spalmato sul pane con un pochino di miele. Provatelo e mi ringrazierete. E con il sesamo si fa anche la tagine. La tagine è quel. No, il sesamo è la tagine. Praticamente, quando voi fate l'hummus di ceci, cioè frullate i ceci, frullate l'aglio, aggiungete il limone, il curry, lo zafferano, la curcuma e un po' di peperoncino, mettete un cucchiaino di questa crema che si chiama tagine. E serve proprio per l'hummus. Vedete, la dose è questa. Vi assicuro che farete una colazione strepitosa perché il sesamo tostato ha un sapore incredibile spalmato sul pane. Farà bene anche ai bambini. Allora, ho sistemato i miei cubettini nel cassettino del freezer dove vanno i ghiacciolini. Poi, quando si saranno ghiacciati, li prenderò e li sistemerò in un sacchettino di plastica nei cassetti del freezer. Al bisogno verranno utilizzati.